Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video dove apriremo insieme due buste Tiger, due super buste Tiger Surprise, una natalizia e una dedicata alle femminucce. Ma prima di tutto, sigla, rimanete qui. Eccoci qui ritornati, allora ragazzi, iniziamo subito ad aprire queste super buste surprise di Tiger che io adoro appunto perché all'interno non si sa mai che cosa possiamo trovare. Innanzitutto un grazie enorme va a Elena che mi ha mandato queste buste. Io direi di iniziare con quella natalizia. Ormai ci stiamo apprestando al periodo di Natale, spero che ci sia qualcosa naturalmente inerente alla collezione di dicembre, anche se non credo perché ancora non è uscita. Però vediamo un po' di aprire. Ecco, ho già praticamente spaccato tutto. Queste buste hanno un'apertura non proprio gucciosissima perché hanno delle graffette, quindi c'è il rischio. No, ho già visto, raga, una cosa bellissima, ma la tengo per ultima. Prima cosa, che cos'è? Vulcano. Ah, questo, guardate ragazzi. Allora, questo è un vulcano che va tenuto. Io pensavo fosse tipo un presepe all'interno. E poi facendo così erutta dal buchetto che c'è al di sopra. Non so se vedete. Non so se si illumini al buio, no. Dai, questo però è carinissimo, vedete? Adoro. Prima sorpresa, poi questo, vabbè. Ne ho circa 850.000, il biscotto a notebook. Poi, ma queste sono penne o il cibo? Ma questo devono essere dei lecca lecca, guardate, super natalizi, a forma appunto di bastoncino for Christmas. Poi, cosa sono queste? Due spille. Due spille. Che il natalizio ci sia granché. Questo è un portamonete, sì. Portamonete con la corona. Questo allora andrà alla Queen. Che dici, Omer? Vediamo la Queen. All'interno è così. Qua è tutto perlatino. Lei ama queste cose trash, quindi lo regaleremo alla Queen. Poi, che cos'è questo? Stickers con degli scarafaggi, proprio in tema natalizio, devo dire. Questa busta, però non sono male, ad alcuni fanno senso, per me sono carini, ma più che stickers sono, perché li sento rigidi, fatemi. Ah no, sono delle graffette, infatti, guardate. Pensavo che fossero degli stickers perché effettivamente poi potrebbero anche essere usati come tali, basta incollarli, però vedete, proviamo a toglierne uno, si possono praticamente utilizzare per tenere un certo numero di fogli, soprattutto questo che ha la misura più grande, vedete? Oh. È un po' inquietante la forma, non molto natalizia, però a me piacciono. Ma no, proprio questa più che natalizia è halloweeniana. Questo è invece un insetto vibrante. Funziona con due batterie che sicuramente non ci sono. Anche questo non mi fa particolarmente schifo, non, cioè so che sono oggetti, poi chiaramente vedendolo dal vivo morirei, oh mio Dio.
Poi, queste cosa sono invece? Queste sono delle spillette. C'è scritto Hello Baby. Carine. Se ne mando a ciollino. Hello Baby. Però perché sono nella busta natalizia? Questo è un mistero di Tiger. In ogni caso però bisogna ammettere che ci sono tante cose. Però una cosa natalizia è quella più bucciosa che c'è all'interno. Questo Best Running Stager, ovvero sarebbe una sorta di portachiavi che al suo interno ha un quadratino. Non so se riesco, mettendolo a poco, a farvelo vedere. Immagino di no. Che comunque ci dice in sostanza quello che sarà, che cosa, il nostro umore o quello che dobbiamo fare. Fatemi vedere se riesco tra questi mille. Vediamo come lo descrive. Decisore con portachiavi. Sì, decisore di chi? Not now, ecco, adesso non so se si vede. Not now. No, mi sa che non riesce a inquadrarlo, però mette not now oppure now, quindi ci dice che cosa fare. Carino però. Leave the question to me. Ci piace. Carino. Ultima cosa della busta natalizia. Ta-na-na! Questo è natalizio, sì. Io sono un... stavo impicciando nell'etichetta, un amante chiaramente delle cappe, e questa con Babbo Natale è super super top. Adoro. Direi, ragazzi, che nonostante le cose natalizie, a parte bastoncini e la cap, anche questo possiamo considerare natalizio, però non è che ci fosse tanto. Vediamo invece la busta surprise dedicata alle donne. Andiamo subito a spacchettare. Mi piace però questa cosa, che non so cosa posso trovare, e finora tra l'altro sono cose che non ho, a parte questi che, se volete, posso regalarne a ognuno di voi. Adoro. Già partiamo benissimo, perché c'è una tazza. I'm a fan. C'è una tazza, sapete che io sono un amante delle tazze, e a tema donna, però io direi che posso usare anche io tranquillamente, no? Poi questo invece mi sa che non lo posso usare, quindi anche questo lo regalerò. È un set di pennelli, credo, un set di, sì, i pennelli per trucco. Ce ne sono di 4 dimensioni, vedete? Io poi non ne capisco niente di setole, di queste cose qua, ma voi sicuramente sì. Io non lo utilizzerò, però ovviamente, essendo per donna, lo sapevo già. Poi abbiamo questo portachiavi con, vedete, questa parte fatta così. Si può anche utilizzare appunto come portachiavi e come porta monete. All'interno infatti c'è il punto della canna, come è fatto bene però, e dentro potete mettere delle monete, quindi spiccioli, pennine USB, qualsiasi cosa vogliate portare, ovviamente di piccole dimensioni, e non dimenticarlo perché chiaramente c'è il portachiavi. Poi vedo qualcosa di sbrilluccio. Ah, due block notes e poi è finito. Ah, questa era un po' più scarnina, però sono super pucciosi e sicuramente adatti a voi donne. All'interno sono puntinati, quindi non è carta bianca del tutto, come vedete. L'altro invece è questo. Forse questi due ce li ho già, non lo so, dovrei controllare. Ne ho talmente tanti di questi block note di Tiger che non saprei davvero ormai se ho dubbi. Super carini. Però ragazzi, bisogna dire che ho trovato delle cose
bene o male non c'è niente di così brutto che abbia trovato. L'unica cosa un po' inutile è questa. Per il resto diciamo che è tutto usabile. Devo riuscire bene a capire cos'è questo. Anzi, scrivetelo nei commenti se qualcuno di voi lo conosce. Questa cosa veramente mi inquieta un po', perché effettivamente questo decisore con portachiavi, decisore de che stay, not to stay, vabbè, stare o non stare, questo però direi che rimane la cosa più pucciosa che ho trovato. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti commenti qua sotto, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più, fatemi sapere soprattutto se volete altri video di questo tipo. In ogni caso, seguitemi sempre in tutti i miei social, a partire da Instagram, dove mi trovate con il nome del Re del Tubo, il mio gruppo Facebook Sosteniamo il Re del Tubo, e mai come in questo periodo, causa legge Coppa, ho bisogno di voi. Quindi mi raccomando, sostenete il Re del Tubo, continuate a iscrivervi, continuate a darmi il vostro appoggio. Noi ci vediamo prestissimo con tante sorprese. A Natale ne vedrete come ogni anno delle belle, ma non vi anticipo niente. Vi mando un bacio grandissimo, grazie davvero a tutti come sempre, e noi non ci vediamo presto, ma prestissimo. Ciao!